Ciao a tutti, ed ecco. Ed eccoci in questo nuovo video. In realtà il primo in cui mi sentite voi con la voce, perché prima di tutto ciò non usavo altro che canzoni per editare. Perché comunque non mi sentivo a mio agio a mostrarvi la mia voce, anche perché comunque le poche persone che mi seguono sono persone che parlano inglese, mentre io l'inglese appunto non lo so. Intanto cerco di parlarlo, ma non lo conosco così bene da poter parlare, da potermi esprimere nel migliore dei modi, soprattutto a voce, quindi di solito quando farò questi video parlerò principalmente in italiano, perché il mio inglese è veramente penoso, cioè di livelli proprio neanche basici, proprio schifosi, ecco. Wow! Nel frattempo abbiamo fatto una bellissima kill di granata. Molto carina, molto carina. Di spadate non stava funzionando, quindi ho voluto provare così. Ok, ci siamo anche salvati il culetto. Molto ben fatto sto ponte, devo dire, molto molto ben fatto. Un'altra cosa, quando io gioco principalmente uso canzoni, come ben sapete, ma questo non solo nei video appunto, ma anche nel momento stesso in cui gioco, io devo ascoltare musica perché altrimenti non riesco a esprimere il mio gioco, non riesco a cazzeggiare al meglio. E ok, stiamo anche perdendo, ottimo. Quando appunto gioco io principalmente ascolto Pagheddi come DJ, uno dei miei preferiti. Lo valuto attualmente il migliore nel campo della dubstep, perché cazzo non lo riesco a prendere. Cioè, gli ho sparato tipo 300 colpi di fucile e non l'ho preso. Primo dopo 5 secondi di gioco praticamente, grazie alla taglia di Xenon, grazie Xenon. Cercherò di mantenere un linguaggio pulito in questi video, anche se a volte mi vedrete magari un po' sclerare, specialmente quando mi lagga o quando muoio per morti abbastanza stupide mie. Ho preso una pala di pietra un po' a caso adesso, così non so neanche come si sentiranno questi audio, anche perché ho fatto dei test in cui appunto nel microfono non si sentiva benissimo, era un po' lontano probabilmente, adesso l'ho un po' avvicinato. I test che ho fatto non li ho pubblicati perché comunque non si sentiva veramente niente, cioè nella mia voce. In questi video sto notando che continuo a parlare incessantemente, ma cioè in realtà non è che proprio sia così il mio stile di gioco, cioè in realtà è l'esatto opposto, perché quando gioco io sto completamente muto, in silenzio, cerco anche di mantenere la calma, quindi di non lamentarmi di cose, se gente prende la mia kill piuttosto che gente prende le mie armi o cose, anche perché è mio e tuo non esiste, cioè l'importante è condividere per vincere una partita. Se si punta a vincere, se si punta solo a giocare per se stessi, questo è il server sbagliato e si deve cercare principalmente un server survival, magari un Darkland o Darkland, vabbè, o comunque altri server. Se volete giocare di squadra, serve giocare di squadra, quindi magari anche sacrificarsi un po', anche magari non avere sempre le armi migliori, ma cioè concederle magari a chi le sa usare meglio, anche se ci piace usarle,
in generale non litigare per qualsiasi cosa, cioè per un'arma piuttosto che per una kill o per altro. Alla fine è un gioco, come ben sappiamo, è un gioco fra l'altro anche molto bello, e stare qui a litigare per queste cavolate non, cioè, è solo una perdita di tempo. Anche perché comunque può capitare, può capitare. Vedo molto spesso gente che litiga per una kill. Quella era la mia kill, mi hai rubato la kill, still killer, cazzo è. No, cioè, può capitare. Io infatti perché non mi lamento quando mi rubano la kill, o al massimo mi sono lamentato una volta da quando gioco due. Perché, logico, se devi uccidere un big come Waterbug. Non so se si dice così, waterbug, vabbè, quello che è, o un altro big come Lurikatz, o Cat piuttosto che non lo so, e lo stai uccidendo bene e qualcuno passa e ti fotte la kill mentre eri full vita, allora ok, cioè capisco che un po' ti girano le palle. Però se in genere uno ti viene ad aiutare è un bene, è una cosa positiva, vuol dire che comunque c'è un minimo di spirito di squadra e principalmente lo fa per aiutare il suo compagno, non per fregare la kill. O comunque ci sono anche quelli che lo fanno per fregare la kill, ma alla fine cioè, può capitare, lo uccido io, lo uccidi tu, l'importante è ucciderlo e tornare entrambi nella base. Poi può capitare che appunto una volta lo uccidi tu, ti prendi tu la kill, una volta magari lo faccio io che mentre stai combattendo ti vengo a supportare e uccido il tizio che stavi fightando per magari mezz'ora e un po' ti dà fastidio che magari mi prendo io la kill e i punti. Adesso fra l'altro stavano facendo un sistema di gioco alternativo su Discord. Anand e Ruben, ovvero il moderatore e l'admin del server, stavano creando un tipo di sistema diverso insieme ad altri collaboratori dove esisteranno anche gli assist, le assist kill, appunto un giocatore che magari ci ha speso tempo a fightare con un giocatore nemico, quindi magari gli ha fatto perdere mi pare una decina di cuori o 12, quindi assistendo, cioè dando un assist appunto a un compagno per la kill di questo giocatore, quel giocatore si prenderà magari più punti, quello che l'ha ucciso, ma quello che appunto ha contribuito ad uccidere quell'altro giocatore comunque si prenderà una piccola quota di punti, quindi non so se una ventina, una decina o quante esattamente, magari una piccola percentuale rispetto ai punti della kill, non penso togliendo punti all'altro, ma penso più cioè proprio ottenendo punti a sé. Scusate, ma era un momento un po' delicato. Ok. Era un momento un po' delicato. E ho visto. Oh, bello, bello. Questo è veramente bello. La spada di mesa. Infatti l'avevo vista che qualcuno ce l'aveva, la stavo cercando. E questa è veramente buona, in questa mappa fa paura, è veramente, non dico OP, ma veramente ottima. Io, ecco, parlerò, darò nomi durante i miei video, quelli che, dove parlo esclusivamente italiano, darò nomi quindi in italiano,
a queste cose, quindi se magari in inglese ha un altro nome piuttosto che in spagnolo ha un altro nome, non fateci caso, ma appunto essendo i miei video in cazzarola, no, wow, questa è stata una bella kill, questa è stata una bella kill, a pelo di fortuna. A pelo di fortuna, ok. Scusate, ma prende veramente tanto questo gioco e cioè può sembrare solo un giochino stupido, ma non lo è. Le kill prendono veramente, veramente tanto, anche perché ti sembra di essere in prima persona quando si gioca, e quindi facendo delle kill così agli ultimi cuori, cioè uno veramente si può anche emozionare a volte, cioè nel senso. Si può prendere la soddisfazione di esultare piuttosto che di tirare un bel sospiro di sollievo, perché la paura di fare cavolate, soprattutto quando si registra, in questo caso essendo la prima volta che registro vocalmente, poi sapete, sono uno a cui non piace più di tanto fare i tagli nelle registrazioni, quindi mi avreste visto morire se fossi morto. È meglio evitare, non mi piace. Cioè, farmi vedere così nubo subito al primo video, nonostante poi io lo ammetto molto spesso di esserlo, cioè, non è che c'è nulla di male a essere nubi. Semplicemente laddove si è nubi, si è con grande percentuale di miglioramento. Questo è un dato positivo, un modo positivo di vedere una cosa potenzialmente negativa. Quindi, cioè, tiratevi su di morale, nubi che mi ascoltate, perché non sono diventato sesto in rank, nel momento in cui sono joinato in gioco. Cioè, c'era gente che anche nel momento in cui ero magari trentesimo in rank, piuttosto che quando ero, cioè soprattutto quando avevo appena iniziato, mi sfottevano tutti perché, ragazzi, non so se lo sapete, di obeso non è il mio nome originale, non è il mio main name di Mindtest. Ma il mio main name è Giongologlio, c'è gente che già mi ha conosciuto in altri server con questo nome, gente che mi ha conosciuto su AMHI, dove ero un moderatore, piuttosto che gente che mi ha conosciuto su RedCat, questo è un gran giocatore, Eagle 2, veramente un pro. Che per fortuna l'abbiamo trovato qui in una spada, cioè che aveva una spada di pietra, quindi non ci ha potuto scalfire più di tanto. Volendo avevo anche le mele, ma non era necessario usarle. Fra l'altro l'ho preso alla sprovvista da dietro, quindi non aspettandosela si è preso il minimo di un colpo in più. Ecco, adesso questo è il chiaro esempio di Stall kill, avete visto che GGVP ha ucciso Samuel. Non sto dicendo che lui mi ha rubato la kill, anzi, sto dicendo che lui, ad esempio, lo stava inseguendo tutto il tempo. Io, con tutte le buone intenzioni, stavo passando per dargli l'ultimo colpo, ma perché comunque aveva rubato la nostra bandiera e lo scopo principale è rubare la bandiera degli avversari. E nel momento in cui si ruba la bandiera, cioè un po' tutti dovrebbero cercare di collaborare nell'uccidere chi ha rubato la bandiera, appunto, piuttosto che curarsi di chi lo uccide. L'importante è che qualcuno lo faccia per dare nuova speranza al team di sopravvalere sull'altro. Non so neanche se sopravvalere sia una parola italiana. Ogni tanto mi invento parole così, ma voi non fateci caso. Spero che si senta l'audio. Poi vedrò in futuro se riuscirò a far sentire un po' di più l'audio del microfono, che non so esattamente come perché di informatica non so un cazzo.
A quel punto magari metterò anche delle canzoni in sottofondo, ma siccome è un programma di editing abbastanza penoso, che non mi consente più di tanto di metterci canzoni o comunque di... Perché non gli faccio male? Io colpisco col tizio e non, cioè, non gli faccio male, proprio non lo sfioro. Non lo sfioro, guardalo, mannaggia. Ogni tanto c'è quest'arma, cioè vabbè, non solo quest'arma, un po' tutte le armi da fuoco che, cioè, mi lasciano perplesso, non fanno danni. Tu miri il nemico e non gli, cioè, non gli fai alcun danno. Dipenderà probabilmente anche dalla, come si dice, tipo dal vento, no? Che magari, cioè, ti sposta il proiettile. Cosa sto dicendo? Dal vento che ti sposta il proiettile, cose a caso. No, cioè, dicevo, più che altro dipende magari anche dal fatto che uno si muove, tu gli spari in quel momento mentre magari ha fatto un passo verso destra, un passo verso sinistra e cioè, non lo becchi. È così. Ho salvato Nikita, non so chi sia, vabbè, grande Nikita, ti saluto in questo video anche se non ho idea di chi tu sia. Ecco, questo è rubare una kill. Questo è rubare una kill, ragazzi. Tutorial su come rubare un paio di kill. Copriamo con il fuoco, con la potenza di fuoco. No, 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 bastardo. Mi giravi intorno, seriamente? Mi voleva girare intorno. Quello è il mio modo di uccidere, ok? Non potete portarmelo via. Come noi vi abbiamo portato via la bandiera. Quindi, per questo video mi sa che è già tutto, perché abbiamo già vinto il round. Direi che non farò video troppo lunghi con tanti round quando registro con la voce, proprio per non annoiarvi più di tanto. Soprattutto ai tizi che mi seguono, inglesi o spagnoli, che non conoscono l'italiano, o comunque per non rendervi un video troppo pesante e per non renderlo a me pesante nell'editing, perché ci impiegherebbe veramente veramente tanto tempo. Quindi vi saluto, adesso lutto, finisco di luttare così da non trovarmi poi i nubi che si sono già presi tutto, dato che io poi, finito questo video, continuerò a giocare. Spero che il video vi sia piaciuto nelle skill, cioè nelle skill tra virgolette, in quel poco che ho fatto, in quel poco che si è visto e anche nei combattimenti anche carini, discreti che ci sono stati in questo video. Spero che comunque vi sia piaciuto questa tipologia di video con la mia voce. Nel caso in cui tutto ciò vi è piaciuto e cioè, vi dovesse piacere l'idea che io continui questa categoria di video, quindi ancora dove parlo, piuttosto che quella dove invece ci sono solo le canzoni che vi fanno compagnia durante le mie kill, durante le mie movenze, in quel caso mettete un bel mi piace, magari commentate, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se appunto il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto anche, o se avete dei consigli per migliorarmi io a giocare, piuttosto che dei consigli per editare un po' meglio su programmi di editing, piuttosto che su... Perché non riesco a prendere sto... Ok, ce l'ho fatta. Piuttosto che anche consigli generici. Vi saluto, con questo video è davvero davvero tutto, sto continuando a minare, a lottare, mentre che vi saluto, scusatemi, ma cioè veramente poi mi trovo i nubi che mi fregano le cose, l'altra volta c'era anche uno mentre stavo testando la mia voce
in video che mi minava sotto a caso, cioè non sapeva neanche dove erano le gemme, io ormai lo so per abitudine, ormai scavo al buio, scavo senza mettere torce, proprio perché comunque, cioè, in questo gioco ci gioco sempre più o meno alle solite mappe. Ci sono, è vero, anche mappe della miniera piuttosto che altre mappe delle mele, dove comunque un po' la postazione di qualcosa cambia, ma più o meno, cioè, sono sempre le solite, cambia di pochissimo, di pochi cubi, e quindi comunque mi so sempre ritrovare. L'altra volta c'era appunto sto tizio che mi seguiva e continuava a scavarmi sotto dove ero io, cioè giusto per rompere le palle, non sai dove sono le robe, ma ti rode se le trovo io, quindi mi stanno un po' sulle palle ste cose perché onestamente penso che, cioè, l'importante sia la squadra, il team. Cioè, adesso vi faccio l'esempio: io arrivo alla base, non è che mi creo fornaci, le nascondo tipo là in alto, o là in alto, e mi tengo le robe per me per quando muoio. Cioè, comunque, cioè adesso prendiamo sti mese per esempio, faccio un qualcosa di questo tipo: prendo un po' di spade, magari un piccone per me, tutte spade, e poi le metto qui. Cioè, per tutti, in modo che tutti possano usufruirne, non è che le prendo solo per me. Cioè, il piccone onestamente sì, solo per me, però il resto è un po' per tutti. Quindi non esiste che si dica ok, adesso creo io le cose e domani le crea un altro perché si deve ricordare che oggi lo create io. No, cioè dovrebbe essere sempre una lotta per prendere per primi le gemme, ma per il team, non per se stessi. Infatti pochi che lo fanno, ma che le tengono per se stessi, poi come finisce? Che muoiono, quindi favoriscono l'altro team perdendo le gemme, piuttosto che magari invece. Cosa fai? Vuoi prendere alla sprovvista me, seriamente? Ma seriamente? Ma questa gente è seria? Lo sa che io ho le mele che non le uso perché sono troppo forte? No? No, ok, non me la tiro. Sto scherzando comunque. Cioè, non mi ritengo così forte, così invincibile, eccetera. Era solo per fare un po' lo scemo. E boh, vabbè, con questo video vi saluto. Con queste ultime 2 kill. Ciao ragazzi, spero che non sia stato troppo noioso e appunto vedrò poi nei commenti se il video vi è piaciuto o meno. Un saluto da Diobeso.